Sindaco Masci, si parte dal tetto. Sì, seguiamo costantemente questi interventi di demolizione dei tre fabbricati qui in Villa del Fuoco a Via Lago di Borgiano, tre fabbricati per 78 appartamenti che saranno eliminati e in quest'area non risorgeranno case, ma ci sarà uno spazio verde, una piazza a disposizione della comunità. Quest'area ha bisogno. Così il sindaco di Pescara Carlo Masci, intervenuto questa mattina in Via Lago di Borgiano insieme ad altri amministratori comunali e regionali e a personale ATER, proprietaria dei tre fabbricati da demolire. Operazione delicata quella di questa mattina, in quanto, come si diceva, parte dal tetto per effettuare quella che in gergo viene denominata una demolizione selettiva e controllata per portare il palazzo da demolire alla stessa altezza dell'edificio più basso, che tra l'altro è abitato. Una volta fatto questo, si procederà alla cosiddetta demolizione massiva. Ancora il sindaco. In questa zona la riqualificazione continua, perché qualche tempo fa avete inaugurato la strada pendolo. Sì, ho fatto due strade pendolo che oggi collegano la città in maniera molto più fluida, delle strade che hanno molto verde, piste ciclabili, spazi a disposizione dei cittadini. In più stiamo facendo qui a fianco degli interventi di riqualificazione anche con i murales, perché vogliamo introdurre l'arte. Abbiamo fatto dei laboratori artistici con i ragazzi del posto che hanno poi realizzato delle sculture che saranno inserite all'interno della riqualificazione. Sono veramente orgoglioso di questi interventi. Chiusura con il presidente dell'ATER Pescara, Mario Lattanzio. Noi speriamo e siamo convinti di stare nei tre mesi programmati. Prossimo intervento dell'ATER sulla zona di Pescara? È quello di Ferro di Cavallo, che è quello insomma particolare, dove stiamo a buon punto. Noi speriamo entro settembre di fare le procedure di appalto e entro dicembre di iniziare anche lì i lavori. Lì si tratta di demolire il tutto, sono circa 120 appartamenti, e ricostruirne circa 56, però in una situazione diversa e messi anche a livello strutturale ma anche visivo in maniera diversa rispetto a quelli che vediamo oggi.